Ma ciao a tutti picciotti, bentornati sul mio canale. Oggi giorno 14 di Io resto a casa. La serie. Mi dispiace tantissimo di non esserci visti ieri sera, ma se mi seguite su Instagram e se non lo fate dovete assolutamente andare a seguirmi perché la blateriamo. Poi ieri alla fine abbiamo fatto una diretta. È successa una cosa per cui ero particolarmente scossa e non ho avuto tempo di girare né intro né outro, e quindi quando la giro è un'ora prima che devo uscire il video. Ci sono delle cose nel mio percorso di YouTube che mi chiedete sempre e sono: dove hai preso quest'anello, dove hai preso questa collana, dove hai preso gli orecchini, dove hai preso il vestito, ma soprattutto Gloria, che semipermanente utilizzi? Perché se avete visto un video vecchissimo che vi lascio qui in una scheda informativa in cui non ho la più pallida idea di che cosa dicessi, probabilmente è esattamente la stessa copia di questo. Sapete che è da anni che faccio il semipermanente a casa da sola. E questo perché a me è sempre piaciuto mettere lo smalto da sola. La mia estetista utilizzava dei prodotti con cui mi trovavo benissimo, però il prezzo era veramente esorbitante ogni volta che mi andavo a fare le mani e non potevo permettermelo. Per cui ho deciso di fare un investimento, perché comunque è stato un investimento. Ho comprato il kit e da quel momento utilizzo sempre solo lo smalto semipermanente di Shellac. Sempre in salone. Ho provato anche un semipermanente con cui mi sono trovata bene, che è quello di Orly. Ma nonostante avessi la possibilità di acquistarlo e quindi crearmi il mio kit di Orly e abbandonare Shellac, per me è fondamentale che il semipermanente fatto a casa si possa togliere facilmente. E quindi io non devo utilizzare la lima per rimuovere il semipermanente, perché non ho la più pallida idea di come si utilizzi la lima e farei soltanto danni. Cosa che ho fatto nella mia vita è che mi ha distrutto le unghie. Quindi per me il semipermanente che utilizzo a casa deve essere Shock Off, credo si dica così, cioè deve rimuoversi col solvente. Ho provato da poco il semipermanente di un brand che si chiama Mea Nail, semipermanente peel-off, quindi ancora più facile da rimuovere, per cui ero molto contenta di aver ricevuto questi prodotti dall'azienda. Purtroppo però il semipermanente forse non deve essere peel-off, perché se lavate quattro piatti vi si toglie. Una delle domande che ricevo più spesso è: Glo, che ne pensi del semipermanente di Mesauda? Allora, io non ho avuto una bella esperienza, ma semplicemente perché è impossibile da rimuovere se non con la lima, per cui dura tantissimo, ma proprio tanto. Se state cercando una roba che resta nelle vostre unghie un mese, quello resta. Solo che io ho anche una ricrescita molto veloce, quindi a me piace cambiare il semipermanente tipo una volta a settimana, per cui non era quello che cercavo. E in più, vi ripeto, per me il semipermanente deve togliersi così. Vi lascio la clip. Come vedete, questa è la situazione delle mie unghie quando ho scoperto che avrei girato questo video, quindi ho cominciato a togliere il semipermanente con i denti. Se state pensando di acquistare il semipermanente che utilizzo io, non fatelo perché non è di certo peel-off e quindi vi si distruggono le unghie, anche se la tentazione è tanta visto che è un semipermanente morbido. Per toglierlo serve della carta d'alluminio e servono anche dei cotoncini che io taglio. Prendo l'Awfully Fast, che è il solvente di Shellac che serve a fare questa operazione. Come vedete, io non l'ho aperto tutto, ma ho fatto soltanto un buchino perché negli anni mi sono accorta che se lo tenevo tutto aperto, si finiva da solo praticamente. Quindi metto il cotoncino col solvente sull'unghia e poi incarto l'unghia con la carta stagnola. Ovviamente, se vi sembra difficile incartare entrambe le mani nello stesso momento, all'inizio potete farne una alla volta, cioè così risparmiate soltanto un po' di tempo. Adesso aspetto tutta impacchettata per 10 minuti. Perfetto, picciotti, sono passati 10 minuti, quindi tolgo questi robbi. Super epic fail oggi. Ok, di solito lo smalto si scioglie tutto. Anche se lo smalto non va via tutto, io con un bastoncino di legno lo spingo, ma non faccio una grande pressione. Semplicemente vado su e giù col bastoncino di legno e sporco tutto. Di solito quando faccio questa cosa con la carta argentata, il semipermanente se ne va via da solo in 10 minuti, cioè proprio vedete che quando togliete la carta non c'è quasi più nulla sull'unghia. Questa volta non deve essere successo, o perché lo smalto che ho utilizzato è un po' più resistente visto che è di una linea nuova, oppure perché ce l'avevo su soltanto da 4 giorni. E dite, perché l'hai tolto? Perché volevo fare questo video! Adesso, siccome la superficie delle unghie è tutta rugosina, ci deve essere qualche residuo di semipermanente, prendo un buffer molto leggero. Questo l'avevo comprato al Cosmo per fedè di Peggy Sage, ma non ho la più pallida idea di dove possiate trovarlo. Tra l'altro lo cerco anch'io, quindi se lo sapete, scrivetemelo in un commento. Passo il buffer sulle unghie.
Questo buffer comunque è molto delicato. A questo punto limo le unghie e io utilizzo questa limetta che ha una grana da una parte di 100 e dall'altra di 180 e io l'ho comprata in un set su Amazon. Sistemo pochissimo la forma perché le ho limate pochi giorni fa e le faccio un po' quadrate e poi stondo gli angoli. Questa, nonostante sia la mano destra e quindi in teoria quella più difficile da fare per me perché sono destrorza, è sempre quella con le unghie più belle. Il che è molto strano visto che in teoria dovrebbe essere la mano che uso di più. A questo punto con il lato più morbido del buffer ripasso sulle unghie e anche sulla punta. Torniamo a noi, com'è che la mia scelta ricade sempre solo su sto brand shellac? Perché il semipermanente è morbido, dura sulle unghie però tipo 10 giorni, poi ovviamente dipende, se avete le unghie grasse, ciao, non so cosa può durare sulle vostre unghie, se le avete molto secche magari dura molto di più, su di me 10 giorni, ma perché io ho sempre le mani in bocca, perché la cosa che mi piace di più fare è togliere il semipermanente con i denti, cioè non so come devo fare, forse mi devo mettere del peperoncino, solo le unghie, ho sempre le mani così. Però mi piace perché è morbido, perché i colori sono lucidi, perché si stendono benissimo e io ho sempre comprato shellac su Amazon. Discorso un po' controverso perché molti dicevano che i prodotti venduti su Amazon in realtà non erano originali, io mi sono sempre trovata benissimo, le prestazioni erano esattamente quelle dello smalto messo dall'estetista. Comunque una ragazza di voi da poco, ti mando un super bacio, perdonami, non mi ricordo come ti chiami, ma mi sei stata super d'aiuto, mi ha suggerito un sito in cui poter acquistare proprio gli smalti di shellac, che c'erano tutti i colori, tutte le collezioni, tutti i prodotti che servono a sgrassare per le cuticole, gli olietti, qualsiasi cosa. Quindi mi sono data la pazza gioia e ho fatto un po' di rifornimento. Io sono ossessionata dal colore nude sulle unghie, mi piace tantissimo, la mano è super elegante, poi io porto praticamente sempre le unghie molto corte e mi piace, quindi ne ho tanti. E a proposito, se voleste vederli lasciatemi un commentino e un pollice in su, così so che posso prepararvi delle storie per Instagram da mettere in evidenza, facendovi vedere tutti i colorini. Che ogni volta mi dicono, ah, bello questo smalto, cos'è? Poi così potete vederlo. Oggi però avevo voglia di una roba un po' più colorata e quindi l'alternativa al nude è il rosso, al massimo il bordeaux e una volta ogni tanto può essere il nero. Questo, il mio range colori è questo, perché su di me, nonostante io sia stata una che da piccola si faceva da sola i disegnini, e in questo mi rivedo tantissimo in Eleonora De Levi, che diceva che si faceva tipo il leopardato, io pure facevo queste cose. Poi a un certo punto, tipo a 16 anni forse, o a 18, non mi ricordo, ho detto no, basta, sei cresciuta, devi adesso avere le unghie da signora, e quindi sono diventata una vera e propria signora. Niente, picciotti, non ho più nulla da dirvi, se non che qui giù nell'info box trovate i link di tutto quello che utilizzerò nel video, tranne che della lampada. E questo perché io utilizzo una lampada che mi aveva mandato una volta un sito cinese, per cui secondo me non è proprio super raccomandabile, anche se io mi trovo benissimo, e questa ha il timer di 30, 60 e 90 secondi. Vorrei cambiarla perché non mi sento molto sicura ad utilizzarla, nonostante ce l'abbia tipo da un anno e mezzo. Così ero troppo contenta quando mi è arrivata la lampada di Mea Nail, perché è una di quelle lampade, tra l'altro anche comoda da conservare perché è molto leggera, tu metti la mano e dall'altra parte è aperta. Il problema è che con questa lampada io non riesco ad inserire tutta la mano e quindi il pollice lo devo fare a parte, e quando faccio il pollice devo infilare tipo uno smalto dentro, una limetta, perché altrimenti non me lo rileva e mi fa perdere troppo tempo, per cui per me non va bene questa lampada. Se invece avete più tempo da perderci, ok. Per me non è possibile perché già sono super precisina quando faccio il giro cuticole, ci sto 40 minuti a farmi soltanto una passata di uno smalto, figuriamoci se poi devo stare molto più tempo a catalizzare lo smalto. Niente, quindi il mio prossimo acquisto sarà una lampada che ho visto su Amazon, magari ve la lascio qua giù nell'info box. Mi raccomando picciotti, in questo momento acquistiamo con consapevolezza, quindi se possiamo rimandare l'acquisto meglio, tanto i link non scappano. Adesso vi lascio all'applicazione del semipermanente e noi ci vediamo alla fine del video. Adesso utilizzo questo gel che serve a rimuovere le cuticole, ma io forse l'ho utilizzato male fino ad oggi, cioè mi sono resa conto che in un video di Instagram lo mettevano sul giro cuticole come faccio anch'io.
Poi io a questo punto aspetto qualche minuto, ma nel video di Instagram vedevo che rimuovevano l'eccesso. Non era esattamente questo prodotto, era uno molto simile, però rimuovevano l'eccesso e poi spingevano indietro le cuticole. Invece io spingo le cuticole con questo sulla mano. Ho aspettato qualche minuto che le cuticole si ammorbidissero e adesso le spingo indietro, io non le rimuovo, le spingo soltanto con un bastoncino di legno oppure con questo robino di metallo. Però con questo devo stare sempre super attenta perché è tipo un po' tagliente e quindi se non sto attenta mi porta via uno strato di unghie. Comunque io preferisco sempre col bastoncino di legno, che sicuramente è più delicato. Ok, ho semplicemente rimosso l'eccesso di gel per le cuticole con un asciugamano. In teoria nella confezione c'è scritto che può essere lavato, cioè bisognerebbe lavare le mani. In pratica però io non lo faccio perché non si dovrebbero lavare le mani prima di fare il semipermanente, ma non chiedetemi tecnicismi perché non ne capisco nulla. Adesso prima di applicare lo smalto passo lo scrub fresh su tutte le unghie con un pad e questo dovrebbe servire a pulire le unghie. Adesso posso applicare la base. Cerco sempre di applicare lo smalto il più vicino possibile al giro cuticole, in modo tale che, siccome ho una ricrescita molto veloce, questa non si veda subito e in caso mi aiuto con le dita a spingere le cuticole verso l'alto. E metto la base anche un po' in punta. E adesso vado in lampada per 30 secondi. Per risollevarmi un po' l'umore ho deciso di applicare Wildfire, che è tipo lo smalto più iconico di Shell, che questo c'è quasi in tutti i set, infatti l'ho ricomprato ma ce l'avevo sin dalla prima volta che ho provato questi smalti. Sempre a portata di mano il bastoncino di legno perché questo mi serve per correggere eventuali errori. Allora vi faccio vedere come applico il semipermanente. Vado su verso il giro cuticole e faccio la prima linea, diciamo. Dopodiché vado di lato e seguo proprio la forma delle mie unghie e poi lascio sempre un pezzettino di unghia scoperto nel laterale e faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. Sto vicinissimo al giro cuticole, seguo la mia forma e lascio un pezzo senza smalto e poi passo un po' di smalto anche sulla punta delle unghie. Per il pollice invece faccio diverse lineette per la parte centrale. Ah, ecco, è successo, mi sono sporcata, quindi vado col bastoncino di legno e tolgo lo smalto che è caduto dentro le cuticole. In questo video c'è un abuso della parola cuticola. Ok, prima passata fatta, vado in lampada per 60 secondi. Ah, e io metto in lampada pure il pollice perché con questa specifica non mi succede nulla. Seconda passata. La seconda passata la faccio sempre un po' più abbondante, però questo significa che potrebbe essere che se è troppo abbondante in lampada fa un po' uno schifo, quindi mi raccomando, dovete sempre un po' fare delle prove. Però principalmente con la seconda passata il colore viene più pieno e riesco a correggere tipo robe che avevo fatto strane magari con la prima. Adesso Shellac consiglia di fare 60 secondi in lampada anche per la seconda passata. Io invece, che sono un po' più precisetti, le tengo per 90 secondi. E adesso una passata di Top Coat. Questo è il Duraforce, che in teoria dovrebbe fare durare un po' di più il semipermanente, ma in pratica l'ho comprato soltanto perché mi sembrava con una marcia in più o forse era in scotch. Il top coat lo stendo su tutta l'unghia e anche in punta per chiudere tutto quello che abbiamo messo sull'unghia. A questo punto metto in lampada il top coat, anche qua dovrei metterlo per 60 secondi, ma io faccio prima 90 e poi 60 per essere sicura. Ciao, sono la Gloria della fase editing, quella un po' avvilita perché si è appena accorta che l'ultima clip, ossia quella in cui sgrassavo il top coat e mettevo l'olio sulle cuticole, non esiste. Chissà a chi l'ha girata, forse non io. Vi spiego. Alla fine, quando le mani sono pronte, sono belle appiccicosette e vanno sgrassate. Si utilizza l'alcol per sgrassarle. Io non l'avevo a disposizione, spesso e volentieri uso lo scrub fresh, che è un grande peccato, ma le unghie si sgrassano lo stesso e sono belle lucide. Alla fine, siccome ho stressato un po' le mie cuticole, applico questo prodotto, che si chiama Solar Oil. È sempre di Shellac, che fondamentalmente è olio di mandorle, che sa un botto di marzapane e infatti è olio di mandorle e profumo, quindi potete utilizzare qualsiasi cosa. Mi dispiace perché posso mostrarvi le unghie soltanto adesso, dopo averle tenute in bocca un giorno intero e con le cuticole già un po' più durette, perché non togliendole o le ammorbidisco ogni giorno oppure ve le faccio vedere lo stesso, spero mi perdoniate.
Eccoci qua alla fine del video. Come avete visto, le mie unghie sono super lucide, molto carine. Io non ci posso fare niente, questi semi permanenti a me piacciono tantissimo. Allora, Wildfire, che è il colore che ho applicato, fa parte della collezione tipo quella che c'è sempre da una vita di shellac. E infatti ha il pennellino tipo classico, piccino. Gli smalti della nuova collezione invece adesso hanno questo pennellino un po' più grande, che in realtà per una come me, che sta 6 anni a fare il giro cuticole, è un po' più difficile da utilizzare. Io preferisco quello più piccino. La cosa che mi è piaciuta tanto della nuova formulazione è che i colori chiari si stendono benissimo, quindi niente, shellac con una garanzia. Peccato che non me li abbia regalati e che ho pagato l'ira di Dio, però per le mie unghie questo è altro. Io comunque non amo fare buttare i soldi alla gente in genere, per cui mi sbilancio poco. Sono veramente super sbilanciata soltanto quando una cosa la conosco, la amo, la uso da un sacco di tempo. Io questo semipermanente lo adoro tanto. Però io vi consiglio di acquistare shellac soltanto se veramente vi piace mettere lo smalto. Se non siete capaci, se fate un lavoro un po' bruttino, magari prima esercitatevi con un semipermanente un po' più economico, perché questo comunque è un investimento, perché già se comprate base, un colore, il top coat e lo scrub fresh, quello per rimuovere e il collo delle cuticole. Per cui niente, basta parlare di soldi, mia nonna non sarebbe molto contenta. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Io vi mando tantissimi baci e noi ci vediamo prestissimo, tipo domani. XOXO, la retro.